La sala tricolore della prefettura di Catanzaro ha ospitato l'assemblea annuale dei soci dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti per l'approvazione della relazione del bilancio consuntivo per l'anno 2016 e per tracciare le linee guida per la programmazione delle attività per il 2018. La giornata è iniziata con un commosso ricordo della presidente della sezione di Catanzaro, Luciana Loprete, per la scomparsa del presidente della sezione di Vibo Valentia, Giovanni Barberio. Nel corso della mattinata, oltre all'approvazione dei documenti statutari, la presidente Loprete ha premiato le classi vincitrici nell'ambito del concorso Letteratura Così ti costruisco, indetto in occasione della giornata nazionale del Braille. L'anno trascorso è stato decisamente ricco di azioni, oltre 1700 screening oculistici realizzati nelle scuole, tante attività riabilitative da e per disabili visivi e progetti sperimentali di assistenza specialistica ai soggetti pluriminorati. È un momento molto importante perché attraverso queste programmazioni che come Unione Italiana Ciechi e degli Ipovedenti realizziamo, si tratta di migliorare di gran lunga la qualità della vita di una persona non vedente, ipovedente, pluriminorata. Migliorando la qualità della vita si ridà la dignità a una persona che prima di avere ogni tipo di condizione, ricordiamoci che è una persona, quindi il diritto all'istruzione, il diritto all'assistenza, il diritto al lavoro, il diritto a vivere la vita sociale. E l'Unione Italiana dei Ciechi non abbasserà mai la guardia se non quando non ci saranno più non vedenti da difendere. Noi ci occupiamo attraverso le organizzazioni territoriali di integrazione scolastica, di formazione professionale, di aiuto alle famiglie e soprattutto di prevenzione, perché l'associazione ha questi compiti importanti: portare sollievo, portare aiuto, ma anche fare in modo che la cecità non rimanga per sempre un problema. Quindi il nostro problema lo risolviamo con l'intervento, con l'azione, e questo è il compito della nostra associazione.